Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Luca Comics and Games è orgoglioso e contentissimo di avere ancora quest'anno il professor Manfredi come ospite della manifestazione. E Paolo Barbieri ha realizzato, dopo l'Inferno di Dante, questo meraviglioso capolavoro che è l'Apocalisse. Allora, io lascerei subito la parola a Valerio, che introduce, ci fa un racconto sull'Apocalisse nell'antichità, diceva prima, e poi spazio alla discussione tra i due autori. Buongiorno ragazzi, benvenuti. L'Apocalisse è un tema evidentemente che ha affascinato il nostro artista, lo ha fatto da par suo con una maestria assolutamente straordinaria, veramente da grande artista. Sono convinto che questo tipo di arte verrà rivalutato alla grande, già comincia a esserlo. Mi diceva poco fa Paolo che una tavola di Frank Frazetta è stata battuta oltre il milione di dollari, che questo la dice lunga, eh? La dice lunga, perché alla fine, insomma, l'arte è emozione allo stato puro. E questa lo è. Quando una cosa, un'immagine vi fa venire i brividi, quando vi sconvolge, vi fa venire il batticuore, vuol dire che è arte, fregatevene di tutte le altre categorie, perché viviamo in un mondo che deve etichettare tutto per questioni da supermercato. E c'ho qui il nostro direttore commerciale, il dottor Dutto, che sorride, ma noi non è che non apprezziamo il suo operato, anzi, lui e quelli come lui sono quelli che collaborano a che ogni giorno 60 milioni di italiani possano sedersi a tavola, si spera almeno 3 volte al giorno. Quindi attenzione, dobbiamo rispettare il lavoro di tutti quando è un lavoro fatto bene. Dobbiamo rispettarlo ed essere grati a chi lo fa, perché se il nostro paese ancora in un certo momento, in un certo senso tiene botta, anche se sanguinando da molte ferite, lo dobbiamo a queste persone che non sono famosi, che non hanno la soddisfazione di un pubblico che li applaude, ma dovremmo. Ho dimenticato di spegnere il cellulare, lo faccio subito. Ecco fatto. E, dicevo, sono persone che devono veramente essere tenute presenti sempre, perché hanno dei meriti enormi. Se noi possiamo svolgere con tranquillità e serenità il nostro lavoro, non ho premuto abbastanza forte, non volevo romperlo. Adesso sembra morto, ma sono duri a morire, eh? Cioè, sono proprio il cazzottone. E veramente questo è un privilegio enorme per persone come me, come Paolo, di avere alle spalle, al fianco, queste squadre di uomini straordinari, di ragazze, di donne straordinarie, che ci permettono di essere sereni e di esprimere il meglio di noi stessi. Questo libro è veramente impressionante per la potenza evocativa, per la capacità di suscitare emozioni, per la tecnica veramente al massimo livello. Il soggetto non è da meno, anzi, diciamo che l'autore cerca, riuscendoci, di essere all'altezza del soggetto. Che cos'è l'Apocalisse? È uno dei termini che più sono stati deformati dallo slittamento semantico. Voi siete tutte persone colte, perché siete qui, quindi vuol dire che siete persone colte, e sapete cos'è lo slittamento semantico, quando una parola dal suo significato primitivo slitta verso altri significati. Recuperiamo un momento il significato originario, che è il verbo greco apocalipto,
che viene da calipto, che vuol dire nascondo. Apocalipto vuol dire svelo, tolgo il velo, tolgo ciò che nasconde. Voi ricordate Calipso, no? Che è una delle amanti dell'eroe dell'Odissea, una dea, e lui se la meritava, insomma. Sola in un'isola deserta, me la devi fare una volta, Paolo? Volentieri. E vuol dire la nascosta, perché è in un luogo inaccessibile ai confini del mondo, misteriosa. Infatti io nel mio romanzo ho introdotto questa descrizione per cui lei, cioè lui le chiede: ma tu sei così come ti vedo o hai assunto questo aspetto per piacermi? No, che subito introduce un senso di mistero, cioè io ti vedo così, ma tu chi sei in realtà, no? E tutti noi siamo in qualche modo coperti, siamo nascosti dentro noi stessi, no? L'Apocalisse quindi è un libro di rivelazione, mentre noi invece lo consideriamo un mystery, no? Un libro misterioso, un libro che va esplorato perché è nascosto, si esprime in termini misteriosi, si esprime in un modo criptico. Ancora siamo nel greco, che è la matrice della nostra civiltà. La letteratura apocalittica, anche qui apocalittico per noi vuol dire disastroso, vuol dire travolgente, sovvertitore, distruttivo. In realtà anche questo è uno slittamento semantico. La letteratura apocalittica è un genere che è molto diffuso nell'antichità, non è che l'ha inventata San Giovanni, seppure è stato lui, ma sapete, i filologi non stanno mai zitti, non si accontentano mai. C'era una letteratura molto ricca, no? C'erano le sibille che erano delle sacerdotesse che davano vaticini, anche gli oracoli, pensate all'oracolo delfico, no? Che dava, Apollo era chiamato Lochias, che vuol dire obliquo, perché era sempre misterioso, poteva essere interpretato in tanti modi, era questo poi che dava il potere ai sacerdoti, no? Perché uno dice sì, ma cosa vuol dire? Te lo spiego io. E non solo, ma c'erano i profeti di vario genere, di varie religioni. Per esempio in Israele c'è una letteratura apocalittica molto, molto ricca. E questi, diciamo, vaticini apocalittici prendevano forza e vigore anche come forme di opposizione per minare il potere o per sbriciolarlo o per insinuarvi paure, sospetti, tremori, che minasse la sicurezza, che minasse le certezze. Era l'arma segreta di chi non ne aveva altre. Pensate che quando nel 197 avanti Cristo il console romano Manlio Vulso si accinge a varcare il Tauro per entrare nell'Asia proprio, no? Dopo aver attraversato l'Asia Minore, si diffonde un vaticinio apocalittico che profetizza la fine di Roma e dell'Occidente se quei soldati varcheranno la catena del Tauro. E desta una grande paura a Roma, tanto che a Roma, pensate, vengono consultati che cosa? I libri sibillini. E sapete come si consultavano i libri sibillini? Coi dadi. Lanciavi i dadi e poi andavi
a pescare il vaticinio, e tra l'altro il vaticinio dei libri sibillini conferma quello che arriva dall'Oriente, per cui si sparge il panico a Roma, tanto più che l'esercito di Vulso, quando attraversa la Tracia tornando, viene annientato da un assalto di tribù locali o gravemente decimato. Quindi è quel tipo di espressività, di espressione che sta sotto, che scorre come un fiume carsico sotto l'espressione della storia. Molte di queste profezie appunto annunciano disastri, ecco perché noi chiamiamo apocalittico anche questo genere, perché pensiamo appunto a questo lato, no? Della profezia apocalittica, cioè il lato del disastro, del massacro, della devastazione. Se voi leggete, non so se avete mai letto l'Apocalisse di Giovanni, voi vedete delle immagini, delle situazioni che nascono evidentemente da una fantasia fervente, ribollente, piena di suggestioni potentissime. Per esempio la bestia, no? La bestia a quel tempo, perché poi sono messaggi cifrati, ma chi lo dice anche Gesù, no? Quando dice, quando il fico comincia a mettere le foglie, voi sapete che porterà frutto. Questo chi ha orecchie da intendere, intenda, cioè è un messaggio cifrato, così come ci sono nella Divina Commedia di Dante, così come ci sono in tanti testi, che poi sono stati anche sfruttati in maniera abbastanza invereconda da personaggi che si divertono a giocare con queste cose, a insinuare nelle persone profezie che sanno benissimo che non si avvereranno mai, tutte agghiaccianti, fini del mondo, asteroidi che colpiranno la Terra e quant'altro. Questo libro si ispira alle immagini evocate dal testo apocalittico e si ispira in una maniera veramente straordinaria, nel senso che assorbe quel messaggio, lo smonta, lo scompone, lo sventra e poi lo riassembla con immagini estremamente potenti, estremamente efficaci. C'è un cromatismo acceso, onirico, ci sono forme di una estrema originalità, ci sono luci, ci sono creature del sogno, dell'incubo più che del sogno, e sono quel tipo di immagini che vanno direttamente al cuore e al cervello, è come non dico assumere una droga, perché io non l'ho mai assunta una droga in vita mia, ho dato un tiro una volta in Turchia, avevo 23 anni, di hashish, lo facevano tutti i miei amici, ho detto che io sono il più pirla io, però uno dice, beh com'è? Dico, boh, come prima. E questa è la vera droga, ragazzi, cioè se uno ha bisogno della chimica, capite, per accendere i motori, per accendere il cervello, per spingerlo a manetta proprio, fino allo spasimo, fino alle sensazioni estreme. Cioè, se ha bisogno della chimica, vuol dire che è una mezza sega. Cioè, quelli veri, quelli che hanno gli attributi, non hanno bisogno di questo. Magari hanno bisogno di
qualche additivo, ma assolutamente naturale. Cioè io uso la musica, per esempio, non so tu Paolo. Esattamente, anch'io. Anche tu? Molte colonne sonore, molte, specialmente senza parole, perché a volte mi distraggono. Ma è per questo che io e te abbiamo questa intesa, perché anch'io niente parole, non le voglio, ma io ho un'arma segreta, perché ho una ragazza che mi ama e quindi è un genio pazzesco e quindi lei mi fa le colonne sonore dei miei romanzi. E una volta mi ha detto ma che tipo di musica vuoi? Dico vieni che ti faccio sentire. E avevo lì una serie di CD, ho detto questo è un tappeto narrativo, ok, questo è un tappeto narrativo sostenuto, ok, questo è epico, sì, questo è patetico, sì, questo è suspense, beh sì, ovviamente, eccetera eccetera. Gli ho fatto sentire tutte le colorazioni e poi dopo lei va a ruota libera, cioè va a ruota libera e quindi così come le viene. E io sono talmente abituato, no, ad avere questa scenografia, no? Per cui io vengo isolato completamente, tagliato fuori, e credo che Paolo faccia la stessa cosa, provi la stessa cosa, sei tagliato fuori dal mondo. Io poi al buio, lui avrà bisogno di un po' di luce, perché se no insomma è un problema. Serve. Ma con lo schermo del computer si potrebbe anche fare senza luce, ma poi darebbe un po' fastidio alla vista, quindi è meglio avere qualcosa. Sì, è vero. No, io lo faccio al buio perché me lo posso permettere, sai, io devo scrivere solo delle lettere. Poi con la musica al buio vengono anche a me molte ispirazioni, immagini o frammenti di immagini che poi magari riassemblo con il foglio. No, ma succede così. Poi tra l'altro, no, con quello che hai detto, io mi ricordo un film, non mi ricordo il titolo del film, riguardo a quello che diceva lui della musica associata alle sensazioni, in cui c'era questa ragazza cieca che non aveva mai visto i colori perché era nata cieca. E mi ricordo in particolar modo il bianco, che questo... Ah, forse era quel film con Cher e quell'altro ragazzo malato di... elefantismo, credo, con questa testa enorme, e lui fa conoscere a questa ragazza cieca. Era Elephant Man? Forse? No, Elephant Man era quello di Lynch. Com'era? La maschera? Dietro la maschera, esatto. Oh, sanno tutto, sti sanno ragazzi. Tutto. Sono dei mostri. Per quello gli voglio bene. e mi ricordo, fra tutte le scene, quando gli fa capire cos'è il bianco, gli passo un pezzo di cotone sulla pelle e lei. Ovviamente capisce che colore è. No, ma riguardo a tutta l'introduzione che ha fatto, poi dal punto di vista storico e specialmente anche la malcomprensione dei testi, no? Perché io credo che spesso nei secoli, associato alla cultura, si cambia di volta in volta l'interpretazione stessa dei testi, in cui magari nel 1300 una luce dal cielo era Dio e oggi, passatemi questa spiegazione, potrebbe essere anche un'astronave, volendo, no? Sì, quelli che gli extraterrestri sono dappertutto. Sì. Però ecco, come diceva lui, parlando poi di musica e dell'ispirazione, anch'io vado molto a sensazioni, prima inspiegabili, cioè l'arrivo dei cavalieri, io pensavo alla potenza, pensavo al mondo che veniva completamente sconvolto, anche perché i cavalieri famosissimi, i quattro cavalieri dei vari colori, bianco, rosso, verde e nero. C'è anche un vecchio film, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, sì. Un e vecchio poi, tra film l'altro, degli anni 60. Ne parlavo ieri con una ragazza allo stand, c'è spesso questa immagine di tanti artisti anche di secoli fa in cui ci sono i quattro cavalieri appaiati che cavalcano assieme sulle rovine del mondo, e l'hanno fatto anche poi recentemente molti artisti fantasy, quando poi, avendo letto il testo, non mi sembra di ricordare immagini di loro insieme, di volta in volta si rompe un sigillo e compare il cavaliere fino ad arrivare Morte, che è l'unico che ha il nome, e tutto l'Ade lo segue con questa immagine molto effettivamente molto, molto potente.
Però ecco, prima la sensazione che diventa in un certo senso anche colore, anche un insieme di parole dissociate. Poi io nella mia testa, anche aiutato dalle corna sonore che spesso non ha, che spesso sì, non hanno, a parte qualche corna, non hanno voce, mi faccio trasportare immaginando quasi un film, magari il terremoto, le rocce che si spezzano, e poi esce il cavaliere. Io, come altre volte ho detto, penso sempre che le mie immagini siano dei fermi immagini di questi film miei immaginari, mi faccio molti film, e poi queste immagini le faccio diventare i disegni. Poi è anche un insieme di tutta una serie di frammentazioni di tante cose che ho imparato, perché ad esempio Morte, che è il Cavaliere Verde, non so chi ha già visto il libro, chi l'ha già preso, e chi si ricorda dei cartoni animati degli anni 70-80, io ho voluto rendere omaggio anche ad Altanius, se qualcuno se lo ricorda, che aveva il leone in petto. Io a Morte gli ho fatto il teschio in petto. E al di là di questo, però ecco, la potenza anche associata ai colori. Se voi avete visto l'Inferno e poi l'Apocalisse, io ho proprio... Poi dovete anche guardare, non fatevi catturare solo dall'immagine principale, andate dentro, perché c'è di tutto e di più, ci sono una quantità di creature fantastiche, mostruose, agghiaccianti, che invadono il campo, quasi inseguono oppure seguono la figura principale, che vuol dire che è molto evocativo, ragazzi, se ci pensate. Quando arriva un evento devastante, si porta al seguito una muta di cani rabbiosi, di creature spaventose, che sono tutti i dolori, le devastazioni, le urla, lo strazio che si porta dietro. E questo veramente non è da tutti, vuol dire avere una visione totalizzante dell'immagine che viene concepita. Ecco. Liberati i mastini della guerra, lo dicevano anche in Star Trek, cos'era, l'ira di Khan, no, il quinto forse, sesto, e dicevo, prima ho fatto l'Inferno di Dante, poi sono passato all'Apocalisse e ho cambiato di nuovo stile, perché a parte il fatto di voler rappresentare ovviamente dalla base di quello che io faccio, aggiungendo anche un certo una spolverata anche di arte simbolica, di arte metafisica, perché se andate a vedere ad esempio la Tavola del Terremoto, che è a pagina, questa qui, quella con le statue di Dante e il David di Michelangelo, che è a pagina, qui sono senza pagine, 93, voi vedete che le rocce sono sospese per aria, e anche la grandine è sospesa per aria, quasi che in un filo immaginario regga la statua. Perché ho fatto questo? Perché non volevo rappresentare la realtà, io volevo rappresentare un senso della realtà, magari a prima vista anche sbagliato. Io penso chi se ne frega, poi è come io stesso, l'osservatore che va a dare spiegazioni perché c'è una montagna che cade dal cielo, magari perché nell'Apocalisse, chissà, anche la forza di gravità viene a mancare, quindi le montagne si sollevano e poi ricadono per terra, le zolle continentali vengono alzate, vengono completamente, come se il mondo venisse vangato da un gigantesco trattore, no? Immaginando proprio che anche i colori vengano completamente rimischiati. Se voi avete visto La Storia Infinita, all'inizio del film, con la canzone in cui ci sono le nuvole fluide, che, effetto speciale fatto con dei colori messi nell'acqua e poi ripresi, e questi colori davano proprio l'idea di nuvole liquide che si miscelassero. Ecco, io con l'Apocalisse ho voluto in un certo senso fare questo, fare in modo che tutto il mondo che conosciamo si miscelasse, sia nella spiegazione concettuale ma anche in quella visiva, per poi dare vita alla distruzione, che poi portasse successivamente a un nuovo mondo, a una rinascita di quello che ora noi conosciamo. Infatti poi il libro si conclude con questa visione celestiale della Gerusalemme, così accarezzata da queste vele che vanno verso il cielo. Però più noiosa dell'Inferno. Come?
come sempre il bello, il celestiale, il paradiso, il celeste un po' rompe, forse per quello che è l'inferno di Dante è il più apprezzato magari di tutta la trilogia. No, per l'amor di Dio, è una bellissima immagine, però queste qui spaccano. C'è poco da fare. È il fascino del maligno alla fine. Non so se avete visto un film, un vecchio film con Peter Sellers che si chiama Il mio amico il diavolo. L'hai visto? No, quello non l'ho visto. È una roba fantastica, che è questo tizio che è uno sfigato pazzesco, innamorato pazzo della cassiera del bar all'angolo, e lei non lo guarda mai, e a un certo punto lui dice: ma io mi venderei l'anima perché lei insomma ci stesse. E appare il diavolo, dice, e voilà, eccomi qua, e voilà. Eccomi qua, dice guarda, io ho fatto un patto con quello là, dice che se dopo tot milioni di anni io danno più anime di quante lui ne salvi, io torno in cielo, insomma, no? E dice, tu mi manchi, me ne manca una, dice, e quindi così, io firma, cioè, però lui poi si accorge che sono tutte fregature, ovviamente, perché il diavolo ti frega. Come molte firme di contratti, tra l'altro. Ma c'è questa scena fantastica. Contratti, no? Internet, poi sono il top. Perché loro diventano amici, no? E allora dice, senti, ma raccontami bene, ma com'è stato che ti sei fatto cacciare fuori? E dice, guarda, facciamo finta, c'è lì un fittone, dice, facciamo finta che io sono Dio e tu sei me, no? E quindi io sto seduto qui al centro, tu devi danzare qui attorno cantando le mie lodi. Dice, il creato, che bella idea, che cosa meravigliosa, i fiori, le piante, i profumi, ancora, e tu come sei sfolgorante, come sei meraviglioso, stupendo, non trovo le parole, trovale, ancora, a un certo punto dice, oh senti, io mi sono rotto le palle, ecco, è andata proprio così. Quindi dici che alla fine, anche quando Dante finisce tutto il suo giro, la frase finale potrebbe essere quella. No, però, trascritta. Siccome Dante è un genio assoluto, lui quando dice l'amor che muove il sole e le altre stelle, cavolo, che roba! Cioè, lui è... Ricordiamoci una frase che ha un bel po' di secoli, ancora è ancora spacca. Esatto. Ma lui è lui. Avete presente il Marchese del Grillo? Perché io so io e voi non siete un cazzo. Ti ricordi? Poi sempre lo stesso attore, tra Alberto Sorti in un altro film, Lavoratori, il gesto quello famoso. È un capolavoro di Fellini di cui si celebra l'anniversario. Sì. Ma lui parla con questi popolani, no? Lui è il Marchese del Grillo, tutto sempre impeccabile, elegante. E dice, ma perché lei può fare questo e noi no? Dice, perché io so io e voi non siete un cazzo. Ed è una scena rimasta famosa proprio del Marchese del Grillo. In realtà ognuno di voi può essere Paolo Barbieri, credetemi. Ognuno di voi in un altro modo, perché ognuno di voi ha dentro, io lo vedo nei vostri occhi, il fatto che siete qui, ha dentro una scintilla, basta che dovete trovare dov'è, soffiarci sopra e il fuoco vedrete che divamperà. E quindi vedete questi oggetti che non sono oggetti, perché se guardate, vedete, se voi guardate proprio a pagina 93, questa insomma. Dove c'è questo David di Michelangelo, no? Uno dice, vabbè, il David di Michelangelo lo conosciamo, non è vero, così non l'ha mai visto nessuno, così nel momento in cui si frantuma, scoppia dalla base, ma quella testa sublime, divina, è ancora intatta e sembra resistere alla potenza devastante degli elementi. Guardate che avere un'idea così non è mica un picnic, non è mica una passeggiata.
capito? E quindi dovete abituarvi a scavare dentro di voi e a tirar fuori il genio che sicuramente avete dentro, quello della lampada, sfregate e vedrete che salta fuori. Anche la ne abbiamo bisogno, ragazzi, ne abbiamo bisogno. C'è un'emorragia di giovani che vanno via dal nostro paese, è un sanguinamento intollerabile, lo sento dire da tanti, da colleghi, dai professori universitari. Io faccio parte di quella generazione che ha avuto una fortuna enorme, cioè di vivere in un'Italia rampante che batteva tutti i record, che eravamo i primi in tutto, nel cinema, nella canzone, nel design, nell'arte, cioè in tutto. Così come era nella Firenze del Rinascimento. Perché? Perché si erano create le situazioni, le condizioni. Ma sapete cos'è? Che lo dovete fare voi, lo dobbiamo fare noi, tutti assieme. Dobbiamo capire, non possiamo stare da soli, stiamo in gruppo, facciamo squadra, facciamo branco, passiamo parola, facciamo scorrere l'energia e vedrete che ne usciremo. Io penso che la riscossa partirà dalle università, per esempio, e ne vedo i segni in tante situazioni, nonostante il remare contro che fa tutto il sistema. Leggevo oggi su Corriere della Sera che sono stati tagliati i 41 milioni di euro, che sono una miseria, da dare alle 4 università migliori d'Italia. Cioè, è quello che ha fatto quella cosa lì andrebbe bastonato con un bastone di gomma, è da lì che parte, no? Tanti fuocherelli accesi, uno qui, uno là, prima o poi si toccano l'uno con l'altro e la fiamma riprende ad ardere, a bruciare. Non perdete mai la fiducia. È tutto fa brodo: una musica, un'immagine, un disegno, un sogno, un delirio, qualunque cosa che risvegli dal torpore, che scuota, che squassi, capite? Scusa. Giusto per rimanere in tema, Paolo Barbieri, io devo fare il Cerbero, per cui diciamo che stiamo arrivando verso la fine. Abbiamo sforato? No, non ancora. Ma è inflessibile lui. Di formazione professionale, ma mi hanno detto. È un economista, sì. Ragazzi. Sì, dalli. Sì, inflessibile. Per cui vogliamo lasciare spazio alle domande del pubblico. Se c'è qualcuno che ha piacere di fare domande al maestro e al professor Manfredi, ben vengano, anzi. No, ma Alessandro è un economista buono, giuro, garantisco io, è un economista buono, è anche bravo. Ciao. Vorrei fare due domande. Più vicino. Devi tenerlo così. Ok. La prima riguarda il cavaliere sul cavallo nero. Sì. Che tu l'hai rappresentato con le braccia che si ramificano nelle braccia della bilancia, sì. Con poi i piatti appesi, i piatti della bilancia. Che... Ah, il cavallo. Ah, scusa, mi confondevo, sì. Con quello Carestia. Verde. Ok, ho capito. È un'idea geniale. Sì. Come, perché l'hai rappresentato così? Per cambiare le carte in tavola. Il cavaliere usciva con la bilancia in mano. Io, volendo fare una cosa, come dicevo prima, un pochino più metafisica, un pochino più oltre. Ho avuto l'idea, perché non fare diventare il braccio stesso parte della bilancia? Perché io poi i cavalieri non li vedo dei cavalieri su dei cavalli. Il cavallo e il cavaliere li fate diventare un oggetto unico, un essere unico. Infatti i cavalieri sono anche fusi con i cavalli. Sì. Per cui ecco, semplicemente sono andato a istinto. Il primo schizzo che ho fatto è stato questo, mi è subito piaciuto. L'idea poi, anche molto tetra se vuoi, molto particolare, l'ho mantenuta.
La seconda? Sì. La settima coppa. C'è la settima? La settima coppa. Sì. C'è la statua di Dante. Sì. È un richiamo al precedente libro, L'Inferno di Dante. Sì, beh, nella settima coppa c'è praticamente un terremoto che devasta il mondo, poi con grandine e altre sciagure. E da una parte ho voluto introdurre l'Italia perché molto spesso nel mondo fantasy si va realmente in altri mondi, in altri luoghi, e come diceva Valerio, anche la forza del David che resiste a tutto questo, a questa devastazione, e anche per, come tu hai detto, per ricollegarmi poi con la statua di Dante all'inferno che avevo fatto col libro precedente. Vedete ragazzi, ha detto una cosa molto, molto giusta Paolo, a me piace molto essere qui con lui perché semplicemente siamo due suonatori che usiamo due strumenti diversi, ma facciamo la stessa cosa. Ricordatevela questa immagine qui. Cioè, il mondo che va a pezzi, ma la testa del David di Michelangelo è ancora lassù, è ancora intatta, e finché è intatta può rigenerare tutto. Voi avete il privilegio, come ce l'ho io, come ce l'ha Paolo, di vivere nel paese più bello del mondo. Io non mi stanco di scoprire nuove meraviglie, è un pozzo senza fondo. È un pozzo senza fondo, non c'è in 30 secoli di storia, non c'è un anno, non c'è un mese, non c'è un giorno, potrei dire non c'è un minuto che non abbia prodotto meraviglie. Quando siete scoraggiati, guardatevi intorno. Io ho parlato ai ragazzi neolaureati, gli ho consegnato le lauree di Ca' Foscari in piazza San Marco, c'erano 900 giovani in piazza San Marco. Credo che il mio discorso forse possiate trovare ancora su internet, basta digitare Valerio Massimo Manfredi, piazza San Marco. Mi era venuto erano anche quei giorni che c'era stata l'elezione fallita, 3 scrutini del Presidente della Repubblica, la nave sembrava veramente in balia delle forze più distruttive, nave senza nocchiero in gran tempesta, dice il poeta. Sono sicuro che lui piangeva scrivendo quei versi. Allora, mentre andavamo c'era il rettore, io avevo un batticuore, non riuscivo a controllarlo, mi sentivo disperato, avevo dormito malissimo la notte, cioè io non sono mai stato un uomo di parte, non lo sarò mai, mai sarò un fazioso, però faccio un tifo sfegatato per il mio paese, perché siamo noi, capite? Io, tu, noi siamo il nostro paese. Non quella signora ammantata di tricolore, anche lei va bene, ma insomma siamo noi. Allora lui mi si accostò e mi disse all'orecchio: il presidente Napolitano ha accettato un altro mandato. Cioè, mi è parso un segno, no? Come dire, in extremis qualcuno ha brancato il timone della nave in tempesta e si è messo di nuovo alla guida. E ho fatto un discorso, avevo preparato, sapete, parli agli studenti, la Lectio Magistralis, fanculo la Lectio Magistralis, ho parlato come mi veniva e ho parlato col cuore, con le viscere, non so cosa, quando l'ho visto ho detto ma non è poi tanto male, perché pensavo di aver detto un sacco di cazzate, perché ero in stato confusionale, ma quando mi sono trovato sul palco e dietro e di fronte avevo la basilica, cioè è uscito un raggio di sole, la basilica si è incendiata e c'erano 900 ragazzi, una piccola armata lì schierati
in mezzo a quella meraviglia, in mezzo a quel disegno, in mezzo a quell'armonia sublime. E ho detto, ragazzi, che meraviglia! E questa è roba vostra, l'abbiamo fatta noi. E voi siete uguali, voi siete capaci di fare cose così, siete capaci, ognuno di voi è capace, basta crederci. Ecco, io penso che l'arte, qualunque forma di arte, qui avete, pensate, avete Michelangelo, il volto sublime del David, e avete il volto corrucciato di Dante Alighieri che gridava «Ai serva Italia di dolore ostello!» Nave senza nocchiero in gran tempesta. Ecco, noi siamo questa gente qua. Bene, ci sono altre domande da parte del pubblico? Non siate timidi. Allora, ricordo ancora una volta che la sessione di firme... C'è una domanda? C'è una domanda lì? Eccola. Nel frattempo ricordo di nuovo, per piacere, che la sessione di firme di Paolo Barbieri avverrà allo stand di Paolo Barbieri, perché alle 2 c'è la presentazione a San Romano del libro del professor Manfredi. Intanto, dimmi. Ciao Paolo, e ciao. Grazie ancora perché ci hai regalato veramente delle emozioni stupende. Però mi è venuta una curiosità. Sì. Come mai hai usato proprio le rane per gli abomini? Perché mi piaceva mettere zizzania in tutto perché quello che avevo Mantova, fatto. Perché è di Mantova, Paolo. Perché mi piaceva, oltre a essere di Mantova, perché mi piaceva mettere zizzania con una tavola un po' irriverente. E tra l'altro un paragone un po' stupidino, spesso nei cartoni giapponesi, se ci badate, i cattivi ultimamente sono sempre magari piccoletti, non ci daresti un'oncia, e poi in realtà sono dei distruttori incredibili. Ecco, io ho voluto un pochino agganciarmi a quello che l'Apocalisse raccontava, anche utilizzando questa parte del testo in cui ci sono queste tre rane che poi diventano appunto il maligno e precedono altre catastrofi. Mi è divertito poi anche farlo, proprio perché poi gente come te mi chiedeva: ma perché hai fatto le rane? E mentre facevo il video della book trailer, il mio amico mi diceva: ma vuoi mettere le rane, sei sicuro? Sì, sì, metti le rane. E tra l'altro ricordo che sull'Apocalisse c'è anche un concorso indetto da Mondadori Crisalide. Potete andare sul sito di Crisalide o sul Facebook di Crisalide, in cui potete mandare i vostri disegni, per chi ha voglia di disegnare, per chi disegna o per chi si cimenta nel disegno, e poi i vincitori avranno 3 copie autografate, e se non ricordo male i 10 disegni più belli verranno pubblicati anche in una galleria sul Facebook di Crisalide. Beh, non so se avete notato che lo strillo è mio, su questa copertina qui. Roba sua. Le tavole di Barbieri sono degne del testo apocalittico, visionarie, deliranti, catastrofiche, incubi di fuoco, di mostri urlanti e di chimere. È proprio così lui, è proprio così. Beh, intanto, ancora un'altra domanda? Sì, qua. Eccolo laggiù. Ultima domanda, perché poi purtroppo dobbiamo chiudere via. Hai pensato di fare un cartone animato, qualcosa in movimento con le tue immagini? Mi piacerebbe fare qualcosa, ma non un cartone animato classico. Sicuramente una sperimentazione, però è uno di quei casi in cui, come prima di un libro, ho molte idee fumose in testa, però devono ancora trovare una direzione giusta, quindi ci sto pensando, vediamo. Bene, allora ringraziamo il maestro Barbieri e il professor Manfredi per questa presentazione.
E per chi c'è, appuntamento alle 2 a San Romano o allo stand del maestro Barbieri. Grazie ancora, grazie per l'attenzione.